Io non ho paura. In piazza il 26 maggio 2012 per Melissa e per il nostro futuro. Non si può morire entrando a scuola. Queste parole continuano a ribalzare nella testa di ciascuno di noi nelle ultime ore. Finora nessuno si era mai permesso di toccare la scuola in questo modo, con un atto che oltre ad essere assassino e criminale è vigliacco e vergognoso. Colpire la scuola vuol dire colpire il futuro di un paese, la speranza di costruirne uno migliore. Colpire la scuola vuol dire colpire la democrazia, soprattutto in un territorio come il nostro, in cui da anni lottiamo contro le mafie e ci scontriamo contro l'assenza di lavoro. Scendono in piazza gli studenti brindisini in un pomeriggio di pioggia. Si sono dati appuntamento dopo l'ultimo saluto alla loro compagna Melissa. Loro non ci stanno, si ribellano, urlano e intendono rispondere così a coloro o a colui che ha colpito il luogo sacro del sapere, della gioventù, la scuola, dove si cresce, si impara a vivere, che sabato mattina si è trasformato nel luogo del dolore e della morte. Contro il terrorismo, contro questo atto che ha alla base una mentalità mafiosa, indipendentemente dalla matrice dell'attentato. Loro vogliono rispondere, incarnando i valori della legalità, proprio quei giovani che negli ultimi anni sono stati etichettati come la gioventù senza valori e senza ideali. Questa società individualista in cui si uccide per il gusto di uccidere chi ha sogni, aspettative e speranze. Ragazzi, da oggi dobbiamo essere cittadini sul serio, puntare a diventare società, collettività, ad informarci, essere capaci di rispondere ad ogni atto vile come quello accaduto pochi giorni fa al Morville. E si preparano a vivere una nuova manifestazione più grande nella giornata di sabato, dove saranno a Brindisi gli studenti provenienti da tutta Italia per diventare un unico coro per la speranza e contro la barbarie di questo gesto che ha colpito il cuore del futuro.